Luigi Ferrarella ha scritto un articolo molto bello e ha parlato anche dell'atmosfera che c'era a Longchamp domenica. Luigi, cosa vuoi chiedere a Christian? Ma quello che era interessante anche era il fatto che insieme a tanto impegno, a tanto lavoro e a tanto sacrificio, poi è inevitabile che nelle corse del puro sangue ci sia anche un elemento di fortuna o sfortuna. Allora stavo pensando, e volevo chiedere a Christian, stavo pensando che 4 anni fa lui alla vigilia aveva una cavalla molto forte, la Cressonnière, con la quale già si era tolto molte soddisfazioni, e pochi giorni prima ebbe un problema fisico e non poteva disputare la corsa con quella, la cavalla, non poteva disputare la corsa. Quella sfortuna adesso forse, se non ho male nei giorni scorsi, gli è stata restituita come fortuna perché, e qui chiedo a Christian se è vero, fino a qualche giorno prima dell'Arc, forse la tua intenzione sarebbe stata quella di montare un'altra cavalla di Rouget, dell'allenatore Rouget, la Binat. Poi, se non ho capito male, è stato proprio l'allenatore, all'esito di un lavoro molto positivo, a consigliarti caldamente di montare Sossasse, è così? Christian. Sì, Luigi, è proprio così. Purtroppo nel 2016, come hai detto tu, avevo il sogno della Cressonnière perché pensavo che, cioè, non pensavo, era una campionessa e imbattuta. Avevo vinto la Nonnette facilissimo e arrivavo sull'arco perfettamente. Aveva lavorato molto bene il martedì e ha avuto un problema al bacino, la cavalla, e ha dovuto saltare. Ritirata e razza, quindi per me era un sogno e si era svanito lì, quindi un po' dura. E quest'anno, sempre allenata da Jean-Claude Rouget, la Cressonnière, e lui me l'ha restituito quel sogno che mi doveva. Ed è vero, quello che hai detto, io l'ho anche detto all'inizio della puntata: volevo montare Rabia fino a prima dell'Irish Champion Stakes. Poi il cavallo, quando è tornato dall'Irish Champion Stakes, lui, Jean-Claude, che penso sia un maestro perché portare il cavallo per rimetterlo nel ritmo e sapeva che il suo l'obiettivo era l'Arc, gli è riuscito perché quando è tornato dall'Irish Champion Stakes lui mi ha detto: Christian, decido io per te, il cavallo che monti è Sossasse. E io gli ho detto: ma è sicuro, signor Roger, perché io vorrei montare la femmina, secondo me è una cavalla che va. E lui mi ha detto: no, no, monti Sozzas. Ho provato anche a dirgli: aspettiamo fine lavori. Mi ha detto: no, non ti cambia niente i lavori, tanto è solo una rifinitura. E quindi devo rendere omaggio anche a lui perché è un maestro e ha avuto ragione.